Una seconda parte del 2022 ricca di risultati raggiunti in preparazione di un 2023 che può rappresentare un vero anno di svolta per il territorio ionico. Rinaldo Melucci, nella doppia veste di presidente della provincia e sindaco di Taranto, ha tracciato a Palazzo di Città il bilancio dei 6 mesi vissuti alla guida del comune dopo la rielezione e del lavoro iniziato alla guida dell'amministrazione provinciale dal 18 settembre scorso. Al suo fianco i due vice, Vito Parisi per la provincia, Fabrizio Manzulli per il comune, prima di un veloce brindisi. Nel primo caso sono 4 gli atti di intervento: rigenerazione urbana, ambientale, socio-economica, culturale. Ci siamo rimessi al lavoro di gran lena, stiamo riformando anche l'ente provinciale, sono ripartite tutte le grandi iniziative, i cantieri importanti che avevamo in sospeso e stiamo cercando di recuperare il tempo perduto. Ecco, siamo molto orgogliosi che in pochissimi mesi mettiamo a bando la regionale 8, piuttosto che partono i cantieri dei tamburi, presentiamo il progetto di finanza dello stadio, insomma tutte cose molto significative per il modello di sviluppo alternativo che vogliamo consegnare a questa città. L'invito insieme all'augurio a tutti i cittadini, io lo rivolgo, come dicevo in conferenza stampa, alle forze politiche. Cerchiamo di lavorare tutti insieme ordinatamente sui grandi obiettivi della comunità. Il ruolo che stiamo cercando di portare avanti con il presidente Melucci e con tutto il consiglio provinciale è quello di riattribuirgli quel merito che ha rispetto a delle funzioni importanti: scuole, viabilità, ambiente, temi importanti di cui la provincia è stata offuscata negli ultimi anni e adesso c'è tanto da fare per poter riprendere questo percorso.